Una data significativa, il giorno più significativo dell'anno per la nostra comunità, e c'è la necessità, oltremodo, vedendo quello che sta accadendo nel mondo, di provare a trasferire alle giovani generazioni questa memoria, la nostra memoria, la memoria di quei tragici fatti che sono accaduti a Cavira tra il 4 e l'11 luglio 1944, dove in 5 paesi diversi l'unità Hermann Göring della Wehrmacht uccise 192 uomini, maschi, innocenti, in età compresa tra i 14 e i 92 anni. Noi a Cavira stiamo provando a fare questo in più modi, usando anche dei linguaggi probabilmente molto più attrattivi rispetto alle commemorazioni ufficiali. Sto pensando a gennaio, abbiamo immaginato e programmato il 4° simposio di scultura monumentale internazionale, al quale hanno partecipato 12 artisti provenienti da 12 paesi del globo diversi, dimostrando che si può convivere, si può dialogare, che da lì è partito un messaggio anche potente in senso generale, perché un turco è un armeno, un ucraino è un russo. Credo siano cose molto significative, ma non solo, abbiamo anche organizzato dei viaggi della memoria. In primavera c'è stato un viaggio partecipato da tanti giovani di Cavriglia ad Auschwitz, un viaggio dalle emozioni enormi, dalla formazione anche enorme. Stiamo pensando adesso a ottobre invece di organizzare un altro viaggio della memoria, questa volta invece nei Balcani, a Srebrenica, dove l'11 luglio del 1995 il generale Mladic in un solo giorno sterminò 8.000 musulmani bosniaci. E quindi insomma c'è da lavorare, lo stiamo facendo con questi progetti, lo stiamo facendo però anche in maniera più strutturale con delle iniziative. Il 4 luglio del 2012 è stato inaugurato il Museo Mine a Castelnuovo d'Avane, siamo in procinto di inaugurare la Casa della Memoria sempre all'interno del borgo di Castelnuovo d'Avane, dove è stato recuperato un palazzo magnifico in stile Liberty. E i primi giorni del 2025 inizieranno i lavori del recupero complessivo, quasi complessivo, di questa ghost town che è adesso Castelnuovo d'Avane, grazie ai 20 milioni dei fondi PNRR che Regione Toscana ci ha attribuito, selezionandoci tra 44 proposte progettuali diverse ed individuando appunto Castelnuovo d'Avane come il borgo dei borghi della Toscana. Quindi le iniziative sono molte, i linguaggi sono diversi, appunto dalle cose concrete nelle ristrutturazioni, alle iniziative più istituzionali come quella di oggi, a linguaggi anche più moderni che riguardano appunto alla bellezza, all'arte, alla cultura, per trasferire la memoria, perché c'è davvero la necessità di trasferire questa memoria alle giovani generazioni.